Buongiorno, buongiorno a tutti, allora iscrivetevi, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti e per questa intro qui voglio 500 like, 500 like signori, iscrivetevi tutti, il mistero, il mistero di sleepy farmers, cioè siamo veramente, siamo veramente una farmer league signori. Siamo veramente una Farmer League, ve lo dice il CEO della Farmer League che sono io, va bene? Cioè io mi guardo la partita del sabato sera, sono anche abbastanza stanco perché abbiamo visto tutte quelle che ci sono state oggi, vi invito a rivederle se ve le siete persi, l'Udinese, il, <coughs> il Derby, il Napoli, poi questa qui anche ci sta che fosse una partita, voglio dire... Di riposo che uno dice, ma sì, ci siamo assorbiti le emozioni forti di questa giornata calcistica. Questa partita qui, un po' riposiamo. Sì, ma Cristo, non così, ma non a questi livelli, qua. cioè Io veramente il Benevento, cioè, fare 28% di possesso palla in casa. Cioè, ma è una mania degli allenatori che sono stati campioni del mondo, quello di non saper fare altro che contropiedistica. Cioè vedi giocare Gattuso, vedi giocare anche Nesta per se stivesse in Serie B col Frosinone, vedi giocare, vedi giocare Inzaghi con il Benevento, c'è cioè signori all'anticalcio. È, è il ritratto veramente, questi, questi allenatori qui di nuova leva e eh, spesso anche incensati dalla stampa, non tanto Filippo Inzaghi che comunque a me sta anche... Molto più simpatico di tanti altri. Ma tanto, tanto quanto è alto l'incensatura della stampa, quanto è proporzionale al livello di anticalcio spesso proposto. Che poi, io, per carità, non è che ne faccio una colpa perché magari il Benevento è venuto in serie A si sta giocando una salvezza difficile, però, signori, non è possibile in serie A vedere queste cose qua. Cioè, non è possibile vedere una serie A ferma a questo livello qua di proposizione calcistica con 11 uomini in area di rigore ho capito che c'era l'uomo in meno poi ad una certa ma non è che cambiasse molto anche quando c'era l'uomo in più eh. cioè è stata è stata una partita <ride> è stata una partita di contropiedistica veramente che a vedere una puntata di chi l'ha visto cioè in, in confronto emozioni forti signori in confronto emozioni forti alla Roma, cosa, che cosa te posso rimproverare alla Roma? Un po' di tonnazione? Avete visto una Roma tonnata? Ma no, io neanche tanto. Ho visto una squadra che ha incontrato le difficoltà che si incontrano a giocare in attacco con la, con la squadra avversaria che difende su ogni pallone. I cambi che, avrebbe fatto, cioè che avrei fatto io al posto di Paolo Fonseca sono stati fatti alla fine non posso neanche rimproverare l'averle fatto tardi perché le tempistiche ci possono stare a meno che tu non vai dietro a quella cosa che ha detto il telecronista di mettere il Sharawi come esterno a tutta fascia che mi sembra un po' una puntatina esagerata per il resto ho visto una Roma che ha fatto la partita che poteva, che doveva ehm... non è neanche mancato di cattiveria secondo me perché Proprio era difficile arrivare davanti al portiere, era difficile avere, avere delle situazioni in area che ti potevano creare del pericolo. Non rimprovero neanche Pellegrini che qualcosina ha tentato di farlo, forse un Mikitarian non ai livelli eh, abominevoli, diciamo in senso positivo, ai quali siamo stati sempre abituati. Non sono d'accordo col commento che è stato fatto alla partita di Vigliar. gli ho visto fare una partita di granché. Non gli ho visto fare una partita di granché spesso impreciso, un po' frenetico. Un misto tra il frenetico e l'impreciso. Il discorso di far giocare Fazio alla fine ci può pure stare perché, perché alla fine Fazio in questa partita qui i difensori sono stati poco impegnati non concordo neanche sul discorso che è stato fatto ad una certa che la Roma doveva passare con il 4-2-3-1 a parte che ad una certa poi con i cambi è come se tu ci fossi stato però non puoi rimproverare ad un modulo come il 3-4-2-1 di essere un modulo difensivo o che non ti apporta che non ti apporta uomini in fase offensiva è un modulo che di base è offensivo c'hai cioè in linea di tre quartisti di un certo calibro c'hai tre attaccanti praticamente. Quindi sono cose che a mio avviso, non è neanche giusto dire. È proprio una partita all'italiana in cui tu davanti c'hai una squadra che fa anticalcio. E mi dispiace dirlo, ma signori, è la verità, perché questo qui cioè, questa non è una sfida che tu hai accettato, dicendo so di essere inferiore, ma. Me la gioco con una mia idea di calcio, me la gioco provando a fare dell'offensivistica. Me la gioco provando a viso aperto a giocarmi le mie carte. Questa è stata una partita in cui hai giocato contro una squadra che ha messo l'autobus davanti alla porta e tu hai cercato di fare quello che potevi, ma questo non è calcio, diciamo anche questo è un po' stile, stile balaclava, potremmo dire è tutto magnifico, ma questo non è calcio, è una Farmer League, signori. Il mistero di sleepy farmer, è proprio cioè capire. Come mai nel 2000 il, il, il mistero di Sleepy Farmer è il seguente, cioè com'è che nel 2021 in Serie A si vedono ancora partite di questo tipo, si vedono ancora proposte calcistiche di questo tipo, poi signori oggi faccio il moralista, faccio il moralista del bel gioco quest'oggi, Va bene, faccio, faccio il Pep de Zerbiola, poi ci si stupisce... Perché si va in Europa e si prendono le mazzolate di feci. Eh? Finché, finché dobbiamo andare a giocare in Europa con il gattusismo, con queste proposte qui di anticalcio, qui, per forza poi vai a, a Granada, prendi due pere, vai a Oporto, ti asfaltano per praticamente tutta la partita. L'altro esce, esce ai gironi. Che cazzo devi fare? Ma che cazzo devi fare? Finché, finché io, io metterei le multe. Metterei le mult veramente a livello di Serie A, direi guarda tu partite di questo tipo te ne puoi permettere tre all'anno. È come quando giocavi a nascondino, vi ricordate quando si giocava a nascondino che se tu stavi troppo vicino alla tana e ti dicevano vai fuori dei coglioni perché no, perché non si gioca così? A calcio farei una cosa del genere, multistica dopo tre partite giocate a catenaccio, metterei degli osservatori, va bene, degli stakeholder, del, degli auditor che guardano le partite. Vedono se tu giochi con l'autobus davanti alla porta, una va bene, due va bene, tre va bene, la quarta multa, penalizzazione in classifica, retrocessione d'ufficio e vai, e vai via. Perché, signori, questo è veramente, questo è, è a mio avviso per la mia sensibilità, per il mio modo di vedere il calcio, è anticalcio. E poi vi dico, non fa neanche molto, cioè ci sono squadre peggiori del Benevento che avrebbero maggior ragione a fare a fare a fare un gioco di questo tipo penso penso al vile crotonaccio poveretto per esempio che ha una squadra anche magari con più difficoltà però fa un calcio più divertente fa un calcio più più meritorio della massima serie per la massima serie fa un calcio più meritorio queste cose di stasera secondo me signori sono veramente una cosa una cosa League, cioè siamo, siamo una farmer league. Siamo, siamo una farmer league. Va bene, vado di pagellistica. Paolo Lopez, che cazzo di voto gli vuoi dare? Senza voto. Fazio, 6 mancini, 6 spinazzola, 6 più Cars, Dorps, 6. Ecco, forse lui poteva fare qualcosina di più. 6 meno Villar, 6 meno Veretù, 6 peres. Poi va 6 meno. Eh, Puca Lellegrini 6, Michitarian 6 meno, Borca Mayoral 6 eh, meno, Gian Gesù 6, Gieco 6, Pedro 6, El Sharawi 6, voto a Paolo Fonseca 6. Io vi ripeto, la Roma di quest'oggi. Magari non è stata una Roma devastante, non è stata una Roma distruttiva, però voglio dire: non, non me la sento, onestamente, di dare colpe a Roma allenatore, cose quando vedi, quando vedi partite di questo tipo, onestamente. Iscrivetevi tutti, guardate i video di oggi, tutti quanti, sorbiteveli tutti. Vado a vedere la DS. A domani. Ciao!